Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele e oggi giocherò per voi Total War Arena, un nuovo capitolo dedicato alla famosissima saga di Total War. Questa volta il gioco è un free to play, attualmente in closed alpha e che sarà disponibile entro la fine di quest'anno, inizio del 2016. Questo Total War Arena è un misto tra un MOBA e un classico strategico in stile Total War. In basso abbiamo le nostre unità. Ne potremo scegliere un massimo di 3 per partita e potremo personalizzarle sia nell'aspetto, ad esempio nel colore, sia nell'equipaggiamento. Poi potremo anche vedere le loro statistiche, in cosa sono forti e in cosa sono deboli. Invece questo è il nostro comandante con le abilità che sbloccheremo tramite i punti comando. Ci saranno vari tipi di comandante, ognuno con le sue abilità specifiche. Queste invece sono le unità, andranno da livello 1 a livello 10. Man mano che otterremo nuove unità, queste diventeranno ovviamente più forti, con maggiore salute, maggiore danno inflitto e maggiori capacità tattiche. Le unità si divideranno in vari tipi, ci saranno le unità di fanteria semplice, le armi d'assedio, le unità di cavalleria e tante altre. Questo è lo skill tree, funziona un po' come su World of Tanks, faremo progredire le nostre unità da livello base fino al livello massimo. Qui invece c'è l'item shop, potremo comprare i gold che ci permetteranno di ottenere maggiore esperienza, oltre a poter comprare subito determinate unità. Inoltre potremo sottoscrivere questo abbonamento premium che ci darà maggiore esperienza durante le partite, maggiore quantità di silver ottenuti e esperienza bonus. Ovviamente questa è un'alfa, quindi tutto questo potrebbe cambiare fino alla release. Ora proviamo subito una partita. I match online sono tutti 10 contro 10 giocatori. Ed eccoci nella schermata pre-partita. Questa è la nostra base e questa è la base del nostro avversario. Sarà possibile anche disegnare un po' sulla mappa in modo da gestire la nostra squadra, visto che giocare con altri 9 sconosciuti non è che sia la cosa più facile in un gioco multiplayer. Io ho già provato questo Total War Arena e ci sono alcune cose che mi hanno fatto storcere un po' il naso e che vi andrò a mostrare appena la partita inizierà. Ed eccoci. Questa è la mappa di gioco. Le nostre unità. Potremmo muoverle in un punto oppure schierarle. Questo è il secondo match che faccio, quindi non ho molte abilità o opzioni di spiegamento. Per ora ci limitiamo a seguire i nostri alleati. Il primo difetto che ho notato è l'altezza della visuale. Lo zoom da vicino è ottimo, si abbassa molto, mentre lo zoom dall'alto è questo, di più non va. Una visuale così ridotta non permette di gestire al meglio il campo di battaglia, a mio parere. Poi forse può essere un mio problema. Allora, qui abbiamo il morale, la vita, il danno, l'armatura delle unità che abbiamo selezionato. Un altro difetto, molto grosso, è che abbiamo solamente 3 unità. Voi lo sapete, in Total War la cosa bella è poter gestire degli eserciti enormi, ma con così poche unità da gestire è un gioco abbastanza diverso dal classico Total War. C'è meno possibilità di tattica, ovviamente bisogna gestirsi bene con le altre unità alleate. Allora, sono unità di livello 2, ecco, ci stanno già attaccando. Attacchiamoli tutti insieme. Qui in alto a sinistra abbiamo le unità alleate e in alto a destra quelle nemiche. Il numero si aggira sempre attorno alle 3000 unità a parte. Ecco, stiamo andando dritto in una trappola. Torniamo indietro. Direi di schierarci da queste parti. Nella foresta abbiamo maggiore difesa melee, maggiore attacco melee, ma una velocità un po' ridotta. Qui ci sono delle unità, attacchiamole.
praticamente l'altezza della telecamera è la stessa degli alberi. È una cosa abbastanza pessima, a mio parere. Le unità nemiche sono in rotta. Sullo zoom da vicino niente da dire, la grafica è pulita, è essenziale, va abbastanza bene. Vediamo se colpiamo questi arcieri alle spalle, magari non ci hanno visti. Ottimo. Presi in pieno. Vediamo se ci segue qualcuno. No, fortunatamente. Colpiamo questi lancieri, che sono in rotta, credo. Facciamo spostare gli arcieri perché stanno arrivando un bel po' di unità. Al momento sono in vantaggio ancora i nostri avversari, purtroppo. Questa la vedo male. Bene ragazzi, questo era un primo sguardo a Total War Arena. Io ho sempre amato la saga di Total War, aspetto comunque la release ufficiale di questo gioco, anche se ci sono un paio di cose che vi ho illustrato durante il video che mi fanno storcere un po' il naso. Voi invece cosa ne pensate? Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e magari condividete ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!